Posticipare l'inizio dei saldi invernali. Dopo l'appello di Confesercenti, anche il vicepresidente del Consiglio regionale, Andrea Biancani, si mobilita con un'interrogazione alla Regione Marche. Attualmente l'inizio dei saldi è fissato per il 5 gennaio 2024, ma tenendo conto che l'inverno non è ancora iniziato, si legge in una nota di Biancani, il periodo dei saldi ricadrebbe in quello che sarebbe il pieno della stagione e vorrebbe dire per molti negozianti dover vendere merci a prezzo scontato quando avrebbero potuto venderla a prezzo pieno. Tutte le attività, in particolar modo coloro che vendono abbigliamento, le scarpe, accessori, comunque legati alle varie stagioni, sono sicuramente in grande difficoltà, anche perché hanno i magazzini pieni, ma le persone, non essendo arrivato il freddo, in pochi si sono rivolti ai vari negozi per fare acquisti. La proposta che è stata fatta, che ho fatto in Consiglio regionale, è far sì che la Regione Marche si faccia sentire in conferenza delle regioni a livello nazionale per modificare almeno di qualche settimana quello che è l'avvio dei saldi invernali. Attualmente sono previsti per la prima domenica di gennaio. Ovviamente questa previsione non è limitata alle Marche, perché è allargata, questa decisione viene fatta a livello nazionale, proprio per evitare una concorrenza sleale soprattutto in quei territori di confine. Pesaro è sicuramente un territorio di confine, siamo a confini con l'Emilia Romagna, sarebbe assurdo che l'Emilia Romagna parte magari 15 giorni dopo, 15 giorni prima, mettendo in difficoltà le attività del nostro territorio, quindi della provincia di Pesaro Urbino, ma a livello regionale. Quindi è una richiesta, una decisione che deve essere presa a livello regionale. Mi auguro che le Marche si attivino. L'interrogazione doveva essere discussa la scorsa settimana, poi l'assessore competente, che è l'assessore Antonini, non era in aula, dovrà essere discusso il prossimo martedì, ma mi auguro che la Regione si sia già attivata, al di là delle mie interrogazioni, per venire incontro alle esigenze dei commercianti, che ricordo già vivono un momento molto difficile. Oggi tenere aperta un'attività è molto complicato, le spese sono tante e quindi dobbiamo sicuramente stare vicini a queste persone, a queste famiglie che hanno deciso di investire in queste attività, ma hanno bisogno in questo modo, in questo momento, di avere le istituzioni vicine e che riescono a rispondere a quelle che sono delle reali esigenze che loro possono avere.